Bene, siamo stasera a raccontarvi un episodio della nostra storia di Bianchi, comune di Bianchi nella provincia di Cosenza. L'inaugurazione della nuova sede del Museo delle Pergamene del 400. Un museo che realmente è nato nel 1984. A oggi però è stato molto migliorato, ce ne siamo occupati più persone, più sindaci dall'84 ad oggi. Siamo arrivati in questa occasione a inaugurare la nuova sede dove sono state adibiti tre nuove sale che rendono, come dire, rendono omaggio realmente a quello che c'è in questo museo. Siamo orgogliosi di aver fatto questo perché crediamo che con queste pergamene noi riusciamo a portare anche in vista il paese e tuffarci nella storia, quindi nelle radici dei nostri concittadini, di noi tutti. Ebbene, con questo museo abbiamo organizzato un bellissimo convegno, intervento, o meglio ancora, la presentazione vera e propria delle pergamene nella nuova allestimento. Io da sindaco devo ringraziare innanzitutto di questo grande lavoro due persone. Una che è il mio vice sindaco, che è qui a mio fianco, Rino Pascuzzo, che si è dedicato anima e corpo a questo progetto, che in 2 anni veramente siamo riusciti a farlo nostro, anche grazie alla Regione Calabria che ci ha finanziato il progetto. Il tutto è partito dal bicentenario del comune, e dicevo due persone da ringraziare. L'altra è il professore Mario Benvenuto dell'Università della Calabria, che si è dedicato anche lui a questo progetto, dove vede che può essere la ciliegina sulla torta per la nostra comunità e quindi un'occasione di sviluppo del paese. Noi ci crediamo moltissimo e da qui invitiamo la gente a venire a visitare questo museo. Tu che ne dici, Rino? Beh, dal 1984 sono passati 37 anni e quindi finalmente dopo 37 anni siamo riusciti ad inaugurare la nuova sede del Museo delle Pergamene. Nell'84 era nata in un appartamento privato e nell'86 il fondo accattatesi, perché le pergamene che noi conserviamo nel nostro museo fanno parte del fondo Accattatis, una nobile famiglia di Bianchi proveniente da Scigliano, che ha avuto molta influenza nei nostri territori già dal XV secolo fino al XVIII secolo. E nel 2006 ci fu un'altra puntata di inaugurazione dell'allora amministrazione comunale. Adesso nel 2021 finalmente noi siamo riusciti ad avere il riconoscimento ufficiale, quindi il nostro è diventato un museo regionale riconosciuto dalla Regione Calabria e quindi di conseguenza è diventato un museo nazionale. La nuova sede si presta benissimo ad accogliere le nostre biblioteche, perché è una nuova struttura allestita con oltre 36 bacheche, dentro cui abbiamo alloggiato le nostre pergamene, che la sovrintendenza regionale della Regione Calabria ha classificato di alto valore storico.
è il fatto che il giorno della nostra inaugurazione, che è stato il 29 di settembre, un mese scorso in pratica, noi abbiamo avuto come ospiti e soprattutto come relatori il dottor Gabriele Capone, che è sovrintendente archivistico della Regione Calabria, e il dottor Salvatore Patania, segretario regionale del MIBACT. Mi preme ringraziare tantissimo, ma proprio tanto per i suoi, il professore Mario Francisco, benvenuto dell'Unica di Cosenza, che ha veramente sposato la causa del nostro museo, e anche la professoressa Scrami, Aurora, che ci ha supportato per quanto riguarda tutta la parte burocratica per il riconoscimento di questo nostro museo. Una cosa, Rino, dobbiamo dirla, che siamo stati orgogliosi quella sera, quando i responsabili del Ministero hanno detto che questo Museo delle Pergamene è il primo in Calabria e il secondo in Italia. Avere questo riconoscimento, aver riuscito a attirare l'attenzione, e non sapevamo di questa classifica, siamo rimasti veramente sbalorditi. Sì, secondo in Italia, ma non perché siamo secondi in ordine di classifica, secondo in Italia nel senso che ce ne sono solo due. Uno è qui da noi a Bianchi, l'altro ora mi sfugge la regione in cui si trova, quindi quello che a noi fa tanto onore è che il nostro museo è unico, se non altro nella regione Calabria è unico. Dobbiamo sottolineare che noi ci abbiamo tenuto veramente, non per vanto, perché chi reputava queste pergamene delle semplici carte, noi abbiamo dimostrato che, interessandosi la regione Calabria, il Ministero e nello stesso tempo l'Unical, abbiamo fatto notare che c'è qualcosa che va oltre il comune di Bianchi, quindi che poi alla fine pensiamo che possa essere un punto d'arrivo, ma dove si può partire per uno sviluppo delle aree interne. Quindi questo, arrivare a Bianchi e trovare il museo, ma da lì possiamo diventare un ventaglio per altri comuni vicini che hanno una storia su cui potersi poggiare e pensare a un momento di lancio dei nostri paesi. Beh, come si diceva quella sera dell'inaugurazione, a noi piace pensare che questo nostro museo diventi una casa viva, una casa aperta a chiunque, e soprattutto agli studenti dell'università, agli studenti dei licei, anche agli studenti delle scuole inferiori, e soprattutto per tutti i cittadini. Anche su questo noi, oltre che il museo, dovrà essere questo punto certamente di aggancio di tutti, dove possiamo inserire tutte le storie locali e di questo paese, che spesso vengono dimenticate, tornare un po' a riscoprire le origini, a riscoprire i personaggi e quanto possa servire per un riconoscimento ufficiale. E noi miriamo a questo anche come un sviluppo dei prodotti tipici locali, perché speriamo che intorno a questo nostro museo possano nascere dei laboratori e, perché no, proprio la vera e propria commercializzazione di quei prodotti tipici che fanno gola e molte persone non conoscono, e quindi questa occasione di offrire ai nostri concittadini che praticano attività economiche e produttive di trovare un'opportunità o uno slancio di queste pergamene. Quindi noi cosa possiamo dire? Vi invitiamo a venire a vederle. Pergamene, diciamo, dal 400 fino ai 400, 500, 600, ma poi il bello è che ci sono circa 400 atti iscritti da notai e quant'altro che riproducono varie situazioni, o no? Sì, abbiamo tantissimi documenti facenti parte sempre del fondo Acattatis, per motivi di spazio adesso non sono stati esposti, però non nascondiamo che possono essere poi fatti consultare o vedere a chi ne potrebbe fare richiesta, ecco. Da dire infine che già due pergamene
abbiamo già proposto di tradurle, e già dell'università, attraverso il professore Mario Benvenuto, stanno quasi finendo. Questo per capire un po' realmente quello che c'è scritto, cosa, come veniva presentato, quali erano i contenuti ed altro. Quindi è un lavoro appena iniziato, ma che ci auguriamo che possa portare frutti alla cultura, alla scoperta quindi delle nostre origini, e in più a portare uno sviluppo per il futuro di queste aree interne che purtroppo viviamo troppo isolate. Quindi grazie a questa opportunità di cultura, che quando si dice che la cultura è in salita bisogna pedalare, noi stiamo pedalando, perché dopo la salita arriverà sicuramente la pianura, se non la discesa. Grazie.